grande saluto a tutti voi, amiche ed amici di Italia Medica, l'appuntamento dedicato alla salute, ma anche al benessere e alla cultura. Bene, in questo appuntamento noi avremo come ospite il dottor Cesare Poleschi, che andiamo sempre a recuperare nei suoi studi perché è molto impegnato, ma noi vogliamo dare questo messaggio perché la sua consulenza così unica riguardo i casi complessi all'interno della nostra bocca, della vostra bocca purtroppo, dove l'osso forse non c'è più, dove una cattiva igiene, dove una malattia paradontale ha assalito tutto quanto e ha rovinato quel famoso osso dove andrebbero inseriti gli impianti, beh, lui con gli impianti zigomatici riesce a ridonare grandi sorrisi e stabilità. Oggi siamo a Prato, siamo venuti a così verificare che cosa si fa a Prato. Prato è un bel centro, dobbiamo dire, e attraversando Viale della Repubblica abbiamo trovato poi Via Brunelleschi. Come sta, dottore? Bene, grazie. Nel mezzo del lavoro l'ho presa. Sì. Ci fa piacere venire a trovarla perché lei ci racconta sempre delle cose, delle situazioni che illuminano un po' la mente di chi ci sta ascoltando e chi ha voglia di tornare a sorridere, a masticare bene, ad avere un'ottima funzione della bocca, ha necessità di una consulenza scientifica e lei, grazie a Dio, ce la dà sempre. Oggi parliamo di quelle persone che hanno problemi ai denti e che hanno bisogno di mettere gli impianti. Impianti con osso o senza osso, per cui parleremo di due tecniche importanti di cui lei è principe nell'esecuzione. Sì, negli anni, nei decenni si è sviluppata questa implantologia moderna, i primi interventi li ho eseguiti nell'87, quindi penso quanti anni sono passati. Negli anni l'implantologia moderna, che è cominciata con Bronemann, che per l'appunto nella fine anni 80, si è sviluppata riuscendo fondamentalmente a seguire due principi. Il primo, di fare sempre la cosa più semplice, cercare sempre il percorso più breve, più semplice per il paziente, meno invasivo. E l'altro principio, che anche i casi che necessitavano fino a qualche anno fa grandi innesti, grandi trapianti d'osso prima di fare gli impianti, quindi quei casi in cui il dentista dice non c'è osso per intenderci, oggi si possono intervenire con queste metodiche che non solo permettono di essere di inserimento degli impianti, ma addirittura che lo stesso giorno, molto spesso, il paziente esce con i denti. Mi ha detto, guarda, lui veramente alla tecnologia ultima brava, che tu hai degli impianti che non te ne accorgi neanche e da subito, volendo, puoi avere la bocca sua perfetta. Ricominciamo il nostro percorso, perché davvero la risposta sembra accattivante, ma veritiera? Domanda, qualcuno si chiederà. Ripartiamo. Arrivo, sala A di intervento e si guarda una bocca, cioè la sala per poter verificare, si guarda la bocca. Lei che cosa denota, che cosa vuol vedere prima di tutto? Allora, intanto noi vediamo con l'ausilio di una radiografia panoramica. Esame. C'è una fase di visita del paziente in cui dobbiamo capire cosa il paziente vuole, perché ogni terapia è individuale sulle esigenze del paziente. Certo. Quindi qual è la richiesta, qual è il percorso migliore? A volte è possibile recuperare dei denti, salvarli, magari con qualche appuntamento in più, altre volte decidiamo di toglierli perché abbiamo la necessità di una terapia più veloce. Quindi abbiamo, intendiamo dire, il paziente, noi è il paziente che decide. E quindi possiamo utilizzare già la panoramica per capire poi quali sono le condizioni anatomiche. Allora, guardiamo questa panoramica, che cosa delinea lei, che cosa vede? Vediamo l'altezza del processo alveolare e ci facciamo già un'idea della qualità e della quantità dell'osso a disposizione. Poi, quando è necessario un accertamento diagnostico superiore, utilizziamo una tomografia computerizzata, che è quella che una volta si chiamava la TAC, che noi abbiamo a disposizione in alcuni dei nostri studi e che ci permette anche la valutazione tridimensionale della mandibola e del processo alveolare. Quindi da questa visione si comincia a creare un progetto. Sì. C'è osso per poter inserire gli impianti, sì. Non c'è osso, sì. Dobbiamo ricostruire o decidere per metodiche appropriate. Sì. Queste metodiche sono quelle che
che permettono di trattare i casi con pochissimo osso. È il cosiddetto Hollow Fore, che ci permette di inserire gli impianti nelle zone di osso migliore, un osso molto compatto che ha le caratteristiche, anche se la quantità è modesta, di reggere il carico masticatorio. Quindi sono impianti messi in modo molto particolare, molto studiato, che molto angolato, come si vede da queste foto, su cui possiamo mettere in modo fisso i 12 denti che abbiamo bisogno per dare una buona masticazione e un buon sorriso. Perché a 40 anni si può aver avuto una paradontite, si può soffrire di paradontite e aver bisogno di rimettere tutti i denti. Ho 43 anni, da compiere fra un mese. Io avevo un problema alla bocca da una quindicina d'anni, cioè soffrivo di paradontite, cioè l'infiammazione, diciamo, delle gengive, che porta, se non curata, diciamo, alla perdita dei denti. C'era solo una soluzione, immaginati alla mia età. La soluzione era quella di fare l'estrazione totale dei miei denti, perché non c'era neanche uno che si poteva salvare. Due normali protesi mobili, due dentiere. Oggi, nei casi poi di grande riassorbimento, quindi sono questi pazienti che sono già stati dal dentista di fiducia o dall'implantologo, che gli hanno detto non c'hai osso per fare impianti, abbiamo questi presidi che noi possiamo fare dando ampia garanzia al paziente. Allora, diciamo, io ho fatto prima l'intervento sotto e nel giro di 2 settimane ho fatto l'intervento sopra con carico immediato, cioè vuol dire intervento in mattinata, mi hanno subito, cioè il professore mi ha messo subito i 4 impianti sotto, poi quando ho fatto l'intervento sopra, i 4 impianti sopra, giro 2 giorni, identico in bocca adesso. In cui possiamo mettere gli impianti anche in questi casi estremi, come questi casi che adesso vorrei farvi vedere. Vediamoli. In cui noi riusciamo, in situazione di grande riduzione del volume osseo, che non permetterebbe una tecnica implantologica convenzionale, di mettere i denti fissi e gli impianti in un solo giorno addirittura. E non facciamo innesti, quindi evitiamo il prelievo di cresta iliaca, il prelievo di teca cranica. Semplicemente ci ancoriamo a strutture un po' più lontane, tipo gli archi zigomatici, o nella mandibola, inclinando gli impianti in modo tale che sia possibile avere un buon ancoraggio nelle strutture rigide dei piani più profondi. Allora, sono tecniche molto particolari, bisogna saperle eseguire, ma quando sono eseguite bene danno dei risultati ottimi. Noi facciamo l'implantologia zigomatica ormai. Sì, noi facciamo l'Hollow Fore e l'implantologia su 6 impianti convenzionali e adesso gli impianti zigomatici molto molto frequentemente. Io faccio solo questo, ogni giorno opero in questa cosa. Certo, certo. Benissimo, allora chi si è sentito dire no e magari ha messo una dentiera, un apparecchio mobile, si è sciupato il suo osso, si è sciupato in un certo senso questa possibilità poi di mettere gli impianti? Dovremmo fare una valutazione, avere una conoscenza anche noi, voglio dire, che non siamo dentisti, e dire cosa faccio, mi metto gli impianti o mi metto la dentiera? Allora, dipende anche, se la dentiera ha sufficiente osso per essere stabile, è una scelta del paziente. Ci sono pazienti che preferiscono avere apparecchi mobili, per esempio pazienti con difficoltà di coordinamento fisico. Se il paziente invece desidera una dentatura fissa, l'implantologia è molto sicura, la possiamo fare anche nei casi di grande riassorbimento osseo. Nei casi più estremi di riassorbimento osseo abbiamo la possibilità di questi impianti che si ancorano negli zigomi, che richiedono però, come tutti, una valutazione prechirurgica importante. Questi ultimi particolarmente importanti, perché dobbiamo coinvolgere l'odontoiatra, il protesista, l'odontoiatra chirurgo, viene coinvolto l'otorinolaringoiatra, che deve controllare lo stato di salute dei seni mascellari, viene coinvolto sempre l'anestesista, perché questi interventi si fanno solo in anestesia generale. Vabbè, ma in sala operatoria? In sala operatoria da noi. Quindi noi, certo, abbiamo una delle strutture, delle nostre cliniche, certo, della compagnia Iris, ha una sala operatoria per l'anestesia generale. Certo. Dove possiamo fare questi interventi. Allora, il paziente seguirà sempre il principio fallo più semplice, fallo con meno appuntamenti. Noi dovremo lavorare prima un po' per preparare questo progetto. Dunque, chi soffre di cardiopatie, chi soffre di diabete, chi soffre di varie malattie e ipertensione, ecco,
può eseguire certi tipi di trattamenti, di metodiche? Sì, assolutamente sì, naturalmente in questi casi noi l'equipe l'allarghiamo al cardiologo o al medico che lo cura, dobbiamo parlare direttamente col medico curante per capire il percorso più idoneo e più sicuro per il buon risultato. Sono quei casi in cui molto spesso ricorriamo alla sala operatoria non solo, non tanto per una sedazione, quanto perché è molto sicura nella gestione del caso, abbiamo un'equipe molto abituata a gestire queste cose, l'anestesista, l'infermiere specializzato, il defibrillatore. Insomma, il paziente che sta lì tranquillo dà la possibilità anche di operare molto bene quando ci sono da mettere tanti impianti per rimettere tutta un'arcata. Sì, assolutamente. Poi è una procedura che possiamo anche usare solo come monitoraggio. Quindi è vero. È un po' come essere al pronto soccorso. Mentre siamo dentro al pronto soccorso il dentista lavora, però intorno al dentista c'è un vero e proprio pronto soccorso. È vero, la figura dell'anestesista che monitora, certo, durante tutto l'intervento. Senta, dottor, una domanda più tecnica. Le porcellane o le resine? Ecco, scegliere una capsula in un modo o nell'altro è una questione personale, è una questione... È mediamente una questione personale. Noi abbiamo tante possibilità protesiche che vanno dalle resine alle ceramiche. Ora, devo dire che nelle grandi riabilitazioni sempre più noi utilizziamo delle soluzioni in cui almeno una delle arcate è in resina, per evitare quello spiacevole rumore che a volte si sente quando, esatto, tutte e due le arcate sono su impianti e tutte e due le arcate sono in ceramica, può essere un po' rumoroso. Allora io consiglio che almeno una delle due arcate venga eseguita in resina, ma oggi sono resine molto belle, molto estetiche, che certo, anche il dentista certo. Non riesce a capire se porcellana. Beh, insomma, non quelle di un tempo, che diventavano verdoline poi. No, inimmaginabile. Inimmaginabile. Sì. L'estetica ha la sua importanza anche a 80 anni, dottore. Non solo l'estetica, ma l'estetica e la funzione è l'unico motivo per cui noi mettiamo impianti. Cioè, il chirurgo implantare è un chirurgo che lavora all'unico scopo di mettere dei bei denti che diano una buona masticazione. Senta, un quarantenne che abbia avuto un incidente di auto e abbia perso 3 denti, questi impianti quanto dureranno? Beh, se vengono rimessi? È un argomento importante. La percentuale di fallimento nell'immediato è molto bassa, parlando all'ordine del 3% più o meno. Nel lungo periodo è molto buona. Io vedo pazienti che ho operato 30 anni fa e vanno molto bene, hanno perso poco o niente. Ogni tanto abbiamo degli impianti che invecchiano un po' meno bene, viene la cosiddetta perimplantite. Ma comunque sono tutte situazioni statisticamente poco rilevanti e comunque ben gestibili da un dentista attento. Avere impianti in bocca e quindi tornare a sorridere, cosa vuol dire? Controllarsi ogni quanto? Quanto l'igiene? 2 volte l'anno per l'igiene, una cosa normale. Farsi quindi un'igiene 2 volte l'anno come se noi avessimo dei denti nostri. Esatto. E beh, c'è chi non se ne accorge quando il lavoro è fatto bene? Assolutamente. Perfetto. Pazienti mi riferiscono di avere la sensazione di avere i denti che avevano una volta. Certamente. Io mi vedo come i denti che avevo da giovane.